realtà in tutta onestà non l'avrei dato perché lui colpisce prima la palla con la testa e gli finisce in maniera involontaria sulla mano. Detto questo, l'arbitro l'ha vista il suo assistente in maniera diversa e la squadra non avrebbe meritato la sconfitta perché sia a livello di qualità di gioco che di occasioni create abbiamo fatto molto, limitando una squadra forte come l'Arezzo che giocava solo una bella partita. L'Arezzo ha giocato, ripeto, l'Arezzo è una squadra forte, ma la nostra prestazione aumenta di valore in base anche a questa cosa qui. Avevo visto altre gare dell'Arezzo che aveva quasi sempre dominato, soprattutto a livello di palleggio, l'avversario, invece oggi noi l'abbiamo messo più in difficoltà. Però alla fine il rigore ha spostato la partita dalla loro parte. Se è casuale o meno non lo so, però il dato c'è, a nostra discolpa, diciamo così, va il fatto che molte volte abbiamo perso partite di questo tipo come oggi. E perciò è anche difficile dare una spiegazione logica a tutto questo. Sta facendo una buonissima stagione e oggi ha fatto un'altra buonissima prestazione. È un giocatore determinante per noi.